L'utilizzo agronomico del digestato, la frazione che residua dopo il processo di fermentazione delle biomasse a uso energetico, è ormai una pratica ampiamente diffusa. Dopo anni di incertezze legislative e normative, oggi il digestato, opportunamente trattato, è a tutti gli effetti un fertilizzante ecocompatibile e sostenibile, il cui impiego è autorizzato dalla legge, seppur in base a particolari prescrizioni e con numerose limitazioni. Nella fase finale di un impianto di biogas abbiamo la produzione del digestato, che è un ottimo fertilizzante che può essere utilizzato per la concimazione di tutti i prati e dei campi. Il digestato rispetto al refluo è un fertilizzante molto più stabile, non sono presenti patogeni in quanto sono stati disattivati all'interno dell'impianto e può essere utilizzato o tal quale o spesso e volentieri separandolo, producendo una frazione liquida e una frazione più solida. La frazione liquida può essere impiegata possibilmente in pre-semina delle colture, quindi parliamo soprattutto di cereali autunno-vernini come il triticale, l'orzo o il grano, oppure per le colture a ciclo primaverile-estive come il mais o il sorgo. È un prodotto stabile e soprattutto all'interno, seguendolo con le opportune analisi, abbiamo una concentrazione di elementi, dei tre elementi principali, sono azoto, fosforo e potassio, molto importante. Può essere utilizzato sì in pre-semina ma anche in post-emergenza. In commercio ci sono delle macchine che sono consigliatissime per la distribuzione in fase di levata di questi, delle nostre colture cerealicole, e questo cosa permette? Di ridurre notevolmente l'utilizzo dei concimi chimici, nitrati e urea. Il grosso vantaggio è stato, a parte quello di stabilizzare la frazione organica nei terreni, quindi di stabilizzarne la fertilità, è stato anche quello di migliorare la struttura dei terreni stessi, per cui la ritenzione idrica è migliorata e è diminuita sostanzialmente l'apporto di acqua per le irrigazioni, e la frazione minerale di concimazione, se viene ben seguito l'analisi del terreno e l'analisi anche delle strutture del terreno, è più mirata. Abbiamo cominciato ad usarlo quando abbiamo costruito l'impianto di biogas, cioè 7 anni fa, però poi 4 anni fa siamo passati all'interramento e i risultati sono migliorati tantissimo interrando il digestato. A livello culturale abbiamo risparmiato moltissimo sulla concimazione minerale e le produzioni sono rimaste invariate o anche migliorate. Per quanto riguarda invece la frazione solida, ricca di sostanza organica rispetto alla frazione liquida, è consigliato utilizzarla soprattutto nei prati, apportando una notevole quantità di sostanza organica, nonché nei frutteti e nei vigneti, ma generalmente in tutti i terreni coltivati con tutte le colture. Sia a livello di miglioramento del pH, soprattutto sui terreni acidi, perché noi lavoriamo con un digestato che viaggia tra l'8 e 8,5 di pH, quindi è un migliorativo, ma anche per quanto riguarda gli elementi principali. Ad esempio, noi facciamo solamente più concimazioni mirate, principalmente con dell'azoto. E abbiamo diminuito del 60-70% l'acquisto di prodotti minerali. I benefici sono una correzione del pH, essendo nei nostri terreni il pH era sempre abbastanza acido e usavamo molta calce per correggere il pH, e adesso ne usiamo molta meno o anzi quasi niente. E i benefici a livello culturale si vedono per l'aumento di sostanza organica che abbiamo. E con l'interramento si evita la dispersione dell'ammoniaca nell'aria, non si sentono più i cattivi odori, e il risultato a livello culturale è veramente notevole. Noi lo usiamo sia in autunno per i cereali oppure per le coltivazioni autunno-vernine, che in primavera per la cultura di mais, sia in primo che in secondo raccolto. Il digestato è un prodotto eccellente dal punto di vista agronomico ed economico. I timori di inquinamento delle falde relativi al suo utilizzo sono infondati. Oggi non è un timore, noi distribuire dell'etamo, dei liquami bovini o distribuire del digestato, qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è se abbiamo paura di inquinamento falde.
Abbiamo dei momenti di lievitazione di distribuzione, che sono questi, in tutto il periodo invernale. Distribuiamo, e questo è stato un grosso passo avanti, con un mirato interramento. Stiamo ragionando su alcune aziende di una certa dimensione anche per l'interramento localizzato, anche in chioma, soprattutto sul mais, quindi io credo che, anzi, da questo punto di vista sta migliorando molto la situazione. Alcuni incentivi ultimi ci hanno permesso di acquistare dei macchinari più specifici per l'interramento del digestato, che sicuramente ne migliorano l'utilizzo e ne eliminano praticamente il dilavamento, quindi penso che siano timori infondati, tutto infondati. I benefici sono a livello agronomico, i contributi ci servono per pagare le spese, perché interrare è un po' più costoso che non spargere sul suolo, e quindi con questi contributi adesso abbiamo anche, come cooperativa del biogas, preso un macchinario nuovo che lavora anche la terra, e quindi sì, a qualcosa servono ovviamente, però direi che il risultato agronomico è già sufficiente per pagare le spese comunque.